Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacatten 17, Arezzo. Venite a trovarci. Viviamo in un centro storico meraviglioso, è una cosa unica. Sembra la solita frase fatta, ma secondo me non ci rendiamo conto fino in fondo dove si vive. Non trovi? È apprezzato oltre che da noi dai tanti turisti, perché è molto originale. Penso ne abbiate parlato anche con Marcello, con Manducci. Marcello, sì. Il nostro centro storico è apprezzato dai turisti perché non ritagliato per, non costruito per accogliere i turisti, costruito per accogliere gli aretini, e i turisti apprezzano molto l'originalità, obiettivamente come la viviamo noi a tutti gli effetti, quindi è molto caratteristico e molto bello, apprezzato. È una cosa positiva, veramente strapositiva, che fa Marcello e riferisco a Comanducci, il fatto che davvero sta cercando di valorizzare questa città, perché questa città alla fine la conoscono non tanti, no? È rimasta un po' stretta tra Firenze, Siena e diciamo anche Pisa, anche se io con Pisa non ce la cambierei mai, no, assolutamente. Ma per la verità neanche con Siena. Siamo tutti super campanilisti. Anzi, diciamo così, neanche con Firenze, no. Come alla fine non la cambierei con niente. Iper campanilisti. No, Marcello ha messo tanta passione fin dall'inizio, ha un pochino diciamo questa passione che gli ha trasmesso il babbo, no? Eh sì, grande personaggio. Grande Piero Comanducci, che aveva la voglia di fare quello che sta facendo da Marcello, quindi per Marcello è un grande riscatto, un grande obiettivo quello di realizzare i sogni che in qualche modo gli ha passato e tramandato Piero. Mette tanta forza di volontà, tanta passione, sta sacrificando tutto, un po' come sto facendo anch'io, insomma, quando uno si prende un impegno e ci crede, vuole portare risultati, deve lasciare indietro per forza qualcosa. Senti, te hai preso una delle più grandi rogne che esistono a livello amministrativo, perché io credo che l'assessore ai lavori pubblici è sotto sempre un fuoco di fila. E alla manutenzione. Non ti invidio, guarda, proprio per niente. Sono i lavori pubblici e la manutenzione sono il fulcro della vita amministrativa, meno male da lì passa quasi tutto, quindi obiettivamente è molto molto complicato nella gestione di tutte quelle cose anche che non si vedono, che magari uno non riesce a percepire, ma c'è tanto tanto lavoro dietro a quel tanto poco che si riesce a fare, quindi è sicuramente complesso. E poi è indubbiamente la delega più visibile, no? Né bene né male, sia quando si fa ma anche quando si lamenta qualcosa, è chiaro che il primo a cui rompo le scatole sono io, sia per le cose che mi riguardano che per le cose che non mi riguardano, perché per assurdo sono diventato il centro delle lamentele di tutti i tipi, dagli alberi nei giardini privati, la televisione che non funziona, c'è la gente che mi telefona. Allora, se ti consola, non la Rai. No, io in tanti anni di lavoro di giornalismo, le cose maggiori quando ti fermavano, allora c'è quella strada, ma non so, era una grana anche dei dringoli quando c'era prima, cioè, è il destino di ogni assessore ai lavori pubblici. Però siccome a me mi martellano, perché me ne dicono, cioè, la gente va in giro con fogliettini e se la punta, io immagino te, a me a un certo punto io dico, vabbè, io farò presente, ma insomma mi immagino te come
le come poche sei? Volte che riesco a fare una vasca di corso, spesso quando mi capita le faccio con Marcello, con Manducci o con qualche amico. Ovviamente mi prendo tutte le famate perché la cima in fondo mi fermo 40 volte perché ognuno ha da richiedere la proprio piccolo la propria piccola richiesta da in qualche modo da rappresentare. No, perché vuol dire qualcuno ha anche ragione, insomma, però insomma la gente alla fine la contetti male, dai, ognuno ha sempre la sua versione dei fatti. È vero, però sta cambiando secondo me l'atteggiamento e l'approccio dei cittadini alla vita pubblica di Arezzo, parlo io. Quello che abbiamo cercato di fare in questi anni, oltre che metterci il massimo impegno e di metterci veramente a disposizione dei cittadini, perché così deve essere, perché noi siamo in primo luogo cittadini, e quello che vorrei lasciare io è un buon segno e qualcosa di positivo per la mia città. Però quello che abbiamo cercato di fare è di veramente accorciare il rapporto, diminuire questa distanza fra chi amministra e il resto dei nostri concittadini. Io sto in mezzo alla gente quotidianamente, nel bene e nel male, perché poi dopo c'è chi se ne approfitta, c'è chi ti manca di rispetto, e questo non mi piace molto, però insomma sta un po' delle cose. Però viene anche apprezzato dalle tante persone che si rendono conto che uno fa tutto quanto possibile per cercare di risolvere le situazioni che vengono rappresentate, con tutte le difficoltà del caso. Però mi sono preso questa gatta da pelare, ho intenzione di portarla fino in fondo con il massimo impegno. Sicuramente qualche scontento ci sarà, però ripeto, l'approccio di tante persone vedo che è cambiato. Se vogliamo, da quando ho tirato fuori insieme a Marcello la storia dei cartelli. Quella è stata la storia di là. Ma però mi devi dire, è stata l'idea tua o di Marcello? Da che è partito l'input? Allora, è stata una cosa che è nata un po' per caso una sera che lavoravamo alla presentazione che ho fatto al Teatro Vasariano. Io avevo in mente di fare questi cartelli già da un po' di tempo, però non avevo le frasi. Non avevo le frasi, e poi con Marcello ho detto: guarda, avrei pensato di fare un cartello così un po' in aretino per buttarla sullo scherzo, visto che ora partono un miliardo di cantieri, magari si stempera un pochino questo rapporto conflittuale con qualche aretino focoso. E da lì sono partite la sagra delle cazzate, diciamo, le cose come stanno, la sera alle 11:30, mezzanotte, e sono venute fuori queste frasi, altri sono nel cassetto e siamo pronti a tirarle fuori. Però insomma è stato un approccio che è stato gradito dagli aretini, perché hanno effettivamente capito che qual è la nostra indole, no? Quello di essere sempre comunque a criticare. E questo secondo me ha fatto scattare qualcosa. Vedo che oggi il rapporto a distanza di poco tempo è già in parte cambiato, quindi secondo me è un grande passo in avanti. Ora ho un'altra idea, ma un pochino la metterò in piedi anche quella. Fabiano Chetennicchio mi è piaciuta proprio in maniera, tra tutti i cartelli è quello che prediligo. Fabiano Chetennicchio, ma poi l'avete tirato fuori perché io Fabiano Chetennicchio è un modo di dire di mio nonno, quindi mi avete ricordato una parte della mia vita, ma era tanto che non sentivo. Allora, il prossimo che tirerò fuori sono due vecchini che parlano fra di loro, e uno che dice: oh, qui ora avviano a fare i lavori, quell'altro Dica Cechi. Anche Dica Cechi è una di quelle cose che non è molto usuale. Aretino stretto oggi in disuso. Sì, siamo questi continui lavori che avete fatto ovviamente per scelta nel periodo estivo, quando magari la città è un po' meno popolata, ecco. Però insomma, anche lì un po' di malcontento, però se i lavori si fanno buticano, se non si fanno buticano ancora di più, insomma, come la giri, insomma. L'importante è andare dritti, poi i conti si fanno in fondo a 5 anni, sono di questo avviso, bisogna non stare, non vuoi dire, a mediare troppo, perché non è corretto, però bisogna essere convinti delle proprie decisioni, magari uno ci pensa 5 minuti in più, però poi bisogna andare avanti sapendo che
quando si inizia a fare cantieri qualche disagio si crea, ma ovviamente non si crea per tanto per disturbare, si crea convinti che poi dopo il disagio ci sia un bel servizio in più. Questo anno e mezzo, da qui in avanti, 2 anni, saranno ricchi di disagi perché rotatori a Chiani, Croce di Via Fiorentina, Baldaccio, vari cantieri nelle scuole, nelle palestre, nelle strade, un piano di interventi di manutenzione di quasi 1,5 milioni di euro, quindi tanti tanti interventi, molti concentrati, quelli più piccoli concentrati nel periodo estivo per questioni proprio stagionali di meteo che in qualche modo ci fanno lavorare un pochino più in tranquillità, e anche dettati dal fatto che nel periodo estivo le scuole sono chiuse, quindi c'è un pochino meno traffico, bisognerà sopportare e poi... Sì, dai, un minimo certo di sopportazione ci vuole, dai, no? Avevi già fatto un'esperienza nell'amministrazione comunale di Arezzo, all'interno dell'amministrazione comunale di Arezzo sotto la gestione Lucherini. Fu una cosa breve, no? Facesti, se non vado errato, l'assessore allo sport e alle politiche giovanili. Ecco, come mai fu così breve? Cosa successe? E cosa è cambiato rispetto ad allora? Diciamo, questa tua voglia comunque di rimetterti ancora una volta in discussione. Beh, breve, sì, l'assessore più giovane e più breve sono stato in realtà, Comune di Arezzo. Breve perché, diciamo, non c'era più quella serenità con cui avevo iniziato questa esperienza. Non ero tranquillo fin dall'inizio dell'insediamento perché in qualche modo ero stato, tra virgolette, gettato nella fossa delle leoni, non mi sentivo eri giovanissimo. Ero giovane, non mi sentivo pronto a ricoprire quell'incarico. Quanti anni avevi? Avevo 25 anni. 25 anni, insomma, fare l'assessore. Addirittura volevi espatriare. Sì, avevo questa idea di cercare un posto diverso dall'Italia per stare un po' più tranquillo, perché non mi piaceva né la politica nazionale né tantomeno quella locale. Poi ovviamente siamo tutti campanilisti, come dicevamo prima, affezionati alla propria terra, alla propria famiglia, alle proprie amicizie, alle proprie abitudini, quindi ho lasciato da una parte quest'idea e ho deciso di combattere, tra virgolette, e provare a mettermi in discussione, a portare la mia idea. E quindi nel 2014, durante un weekend passato a Imola insieme a Alessandro Chinelli, all'OG Sindaco, eravamo a vedere una gara della Superbike, gli buttai là l'idea, ma dico, ma perché non proviamo a fare una lista civica? Dimmi che questa idea di Ora Chinelli è nata davanti a un circuito, assolutamente sì, dove si svolgeva una gara di moto, assolutamente sì, di Superbike, sì, no? Sì, questa sì, è una cosa mitica, questa la sapevo. Quindi da lì ho deciso di coinvolgere qualche amico, in primis fui coinvolto appunto Marcello Comanducci, con cui c'è un'amicizia di vecchissima data, ma oltre che un'amicizia, una stima veramente infinita.